Pari e patta nel derby tra Vastese e Notaresco, succede tutto nella ripresa. Apre Di Nardo per i locali e risponde Gurini per i rossoblù. Con le immagini di Edoardo Daddario passiamo alla cronaca nei biancorossi. Lucarelli si affida al solito 3-5-2, ancora fuori Orchi per infortunio, parte dal primo, l'ultimo arrivato in casa biancorossa D'Angelo. I teramani, che vengono da 3 sconfitte consecutive, sono a caccia di punti salvezza. Mister De Patre deve fare a meno di Cuchi e Grauberg, manda subito in campo i neoacquisti Marchetti e Romano. Le due squadre partono al piccolo trotto. La prima conclusione della Vastese arriva al 12° con un colpo di testa di Griselin, debole centrale. La partita stenta a decollare. Al 24° tenta la fortuna da fuori Altobelli, tutto facile per Shiba che si distende e blocca. Al 40° si vede finalmente il Notaresco con Manari che stacca, ma il tentativo è a metà strada tra una conclusione e una sponda del giudice, fa sua la sfera senza problemi. Al 45° la Vastese sfiora il gol del vantaggio con un colpo di testa di Ricciardo, il numero 11 in corna, e il lob finisce di poco sopra la traversa. E questa l'ultima azione di un primo tempo povero di emozioni. Nella ripresa ripartono forte gli ospiti. Al primo conclusione violenta di Bartoli che non trova la porta. Al terzo ancora pericolosi rossoblù con Romano che incorna però senza dare forza, e del giudice si salva. Al quarto la Vastese passa in vantaggio con una girata magistrale di Di Nardo che con il mancino trova il palo lontano e batte un incolpevole Shiba. 1-0 per i biancorossi, ecco il gol al rallenti. Al 15° ancora locali vicini al raddoppio, Griselin conclude a botta sicura, Shiba è monumentale e salva distendendosi sulla sinistra. Questo il replay dei due gesti tecnici. Al 28° il Notaresco perviene al pari con un tiro da fuori di Gurini che sorprende del giudice, 1-1. Il giocatore maglia numero 3 controlla, si gira e la piazza sul palo lontano, traiettoria imparabile per l'estremo biancorosso. Da qui in poi la Vastese continua a provarci ma senza essere mai pericolosa, e la gara va in archivio sull'1-1. I biancorossi si mangiano le mani per aver sprecato il raddoppio e salgono a quota 18. Il Notaresco sorride per un punto che dà morale e fa ben sperare per il futuro. Mister Lucarelli, un pareggio che sa di rammarico, potevate andare sul doppio vantaggio, straordinario Shiba a negarvi il gol, e poi è arrivato il pareggio del Notaresco. Sì, c'è questo un pochettino di demerito da parte nostra, però, perché è vero che non abbiamo fatto il secondo gol, ma dovevamo continuare con un atteggiamento un po' più propositivo. Invece 15 minuti abbiamo concesso la possibilità a loro di venire un pochettino più in avanti, noi abbiamo un po' smesso di giocare. E noi siamo una squadra invece che deve fare del gioco, della costruzione, della ricerca possibilmente sempre di un altro gol. In realtà in quel momento, dopo non aver fatto il secondo, secondo me abbiamo cominciato a pensare troppo al risultato, ci siamo abbassati, perché poi inevitabilmente, preso il pareggio, abbiamo cercato di nuovo di rioffendere di più, ma bisogna pensarci durante la partita e non solo quando il risultato necessita di un gol in più. La nota positiva è comunque il terzo risultato utile consecutivo. Sì, se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, sì. Naturalmente questa continuità, anche se come una formichina, dobbiamo cercarla anche domenica prossima, perché questa mini continuità con non tantissimi punti, ma neanche pochi, basterebbe riuscire a fare una vittoria, tre punti, quattro punti nelle prossime due partite, anche se domenica ci aspetta una partita molto molto complicata, come del resto tutte quante in questo campionato, perché anche Notaresco oggi è venuto qui con una squadra diversa di quella delle ultime settimane e ha fatto la sua buona prestazione. Mister De Patre, con l'organizzazione e con attenzione siete riusciti a fermare la Vastese? Sì, è stata una buonissima gara. Ripeto, noi venivamo da una brutta giornata la domenica scorsa, veramente avevamo fatto la partita più brutta della stagione, soprattutto come atteggiamento. Volevo queste risposte, però non avevo dubbi, perché questi ragazzi, squadra giovanissima, lo ricordo ancora per l'ennesima volta, domenica scorsa giocavamo con 6 under. Non hanno mai tradito, hanno dato sempre tutto, hanno fatto sempre il massimo. Sappiamo benissimo che avevamo questo organico nei primi 3 mesi di campionato dei limiti, però stiamo integrando, integreremo ancora con qualche calciatore e ce la giocheremo per tutta la stagione. L'obiettivo è crederci fino alla fine.
Assolutamente sì, noi ci crediamo, i ragazzi ci credono, ripeto, sapevamo che avevamo bisogno di qualche innesto, qualcuno è già arrivato, qualcuno arriverà ancora, poi ripeto, ce la giocheremo, anche perché sinceramente per quello che abbiamo seminato abbiamo raccolto veramente poco. Potevamo avere benissimo 5-6 punti in più per le prestazioni che hanno fatto i ragazzi per tutto questo inizio di stagione. Non è stato così, anche perché, ripeto, c'era anche qualche limite di personalità, perché tu quando giochi con tanti giovani è veramente difficile, quindi, però ripeto, loro non hanno mai mollato, hanno sempre dato tutto, hanno fatto buonissime prestazioni e niente, speriamo adesso che piano piano cominceremo a raccogliere e a fare più risultati.